Shalom a tutti, oggi vi racconterò una storia da brividi. C'era una volta un rabbino, una storia vera, un rabbino che con i suoi due bambini doveva dall'Europa prendere la nave all'epoca delle navi e fare un viaggio per arrivare in Israele. Loro cominciarono ad andare, ma in mezzo al viaggio la nave ebbe un incidente e cominciò a sprofondare nell'acqua. Il papà in un attimo si trovò nell'acqua, nell'oceano, insieme ai suoi due bambini, e ha detto: venite, aggrappatevi a me. E cominciò a nuotare, a andare contro le onde, contro la corrente, nell'oceano, freddo, di notte. Dopo un'ora di battaglia, il papà non ce la faceva più fisicamente, non riusciva a tenere i suoi bambini, e ha pensato tra sé e sé: qui fra poco tutti e tre moriremo. E ha fatto un brutto pensiero, ha detto: purtroppo devo sacrificare un bambino per salvare la vita a un altro. Si rivolse verso la sua bambina, piangendo lacrime amare, e gli disse: amore, purtroppo è andata così, devo sacrificare la tua vita per salvare tuo fratello. Non ce la faccio più fisicamente a riuscire a portare tutti e due sulle mie spalle. La bambina capì e piangendo cominciò a urlare Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e ha lasciato le spalle del papà. Al primo istante, quando ha toccato da sola le acque dell'oceano, ha cominciato a urlare la bambina: papà, papà, ti prego, salvami. Il papà, quando ha sentito questa bambina che urlava così forte, questa voce così dolce che usciva così forte dal suo cuore, è penetrato nel cuore del papà. Il papà subito si è aggrappato a lei, l'ha ripresa di nuovo e l'ha messa di nuovo sulle sue spalle. In questo momento il papà ha cominciato a lottare, a nuotare ancora più forte di prima, finché miracolosamente sono riuscito ad arrivare in una riva e si sono salvati. La bambina, piangendo, adorò papà, lo abbracciò fortissimo, disse: papà, grazie, mi hai salvato la vita, ti devo tutto. Il papà fa: no, bimba mia, tu ti sei salvata la vita da sola. Quando tu hai urlato in quel modo, papà, papà, hai risvegliato in me la misericordia verso di te, hai iniettato in quel momento una forza dentro di me che io non conoscevo neanche di possedere, e grazie alle tue urla io sono stato capace di salvare la tua vita. Cari amici, questa è una storia strappalacrime che spacca il cuore di ognuno di noi, che sia mai che un padre deve sacrificare un figlio per salvarne un altro, che quando noi stiamo sprofondando sottoterra, che quando ci sentiamo che stiamo per affogare nel mare, nei nostri problemi, quando non sappiamo dove girarci, come arrivare a fine mese, come guarire, qualsiasi sia il problema che noi stiamo soffrendo, dobbiamo ricordarci di questa storia. Se vogliamo veramente vivere come la bambina ha voluto vivere, dobbiamo cominciare a urlare al nostro Padre che c'è nei cieli: Hashem, aiutaci, Hashem, salvaci, Hashem, abbi misericordia di me. E più forte noi gridiamo dal profondo del cuore, e più profondamente arriverà alle orecchie di Hashem. Non dobbiamo buttarci giù, non dobbiamo demordere, non dobbiamo sentire che veramente stiamo per morire da un momento all'altro, ma al contrario, dobbiamo avere coraggio di dire: il creatore del mondo mi ha messo in questa situazione e il creatore del mondo è capace di togliermi in un attimo. Ma se io sono capace di entrare nel suo cuore, risvegliare la sua misericordia e pregare sinceramente e avere fiducia in lui e mettermi nelle sue mani, sicuramente anche la mia situazione, qualsiasi sia, potrà essere salvata e sanata. Dobbiamo pregare Hashem
dobbiamo avere voglia di vivere, dobbiamo voler connetterci con Lui, vogliamo volere spiccare il volo, aggrappiamoci ad Hashem e vediamo che tutto il resto non avrà nessun valore. Shabbat shalom a tutti, forza e coraggio, Am Israel Chai, Hashem è sempre con noi. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai, Adonai.